Elisabetta Piccolotti, segretario regionale di Sinistra Italiana. Perugina, Colussi, Novelli, lento decadimento dell'asset industriale umbro. Istituzioni tra silenzio assordante e tiepidi interventi. Possiamo invertire questa tendenza? Innanzitutto noi ormai da molto tempo parliamo di declino dell'Umbria perché siamo in una situazione veramente grave, appunto sono state citate la Colussi, la Novelli, la Perugina, una serie di vertenze importanti che mettono a rischio centinaia di posti di lavoro, appunto un declino economico e industriale che ci spaventa perché il nostro PIL ormai è finito addirittura sotto quello dell'Abruzzo, abbiamo il record di ragazzi che escono dall'Umbria per andare a cercare lavoro altrove, abbiamo gravissimi problemi di tenuta sociale e di aumento delle povertà. Ecco, allora io penso che prima di tutto ci sia una strada possibile che è quella di mobilitarsi, di fare come oggi hanno fatto i lavoratori della Perugina, di essere in piazza, di farsi sentire, di riportare alla luce le ragioni di chi lavora, di chi ha bisogno di ammortizzatori sociali, di soluzioni industriali coerenti. E la seconda soluzione è ricostruire una sinistra degna di questo nome ed è quello che stiamo facendo a partire dall'innovazione, dal rinnovamento, dalla capacità di costruire la sinistra non solo dentro le aule parlamentari o istituzionali ma nel contatto con le persone in carne e ossa. Questo è il nostro progetto, speriamo che si in qualche modo riesca a farne una lista unitaria di tutta la sinistra alle future elezioni politiche. Noi lavoriamo con la collaborazione di tanti altri soggetti di sinistra appunto a questo scopo, ricostruire una grande sinistra che sappia prendere le difese di chi oggi subisce i processi di globalizzazione, la crisi economica, le ingiustizie e le diseguaglianze in modo troppo forte e troppo violento. Grazie.